Buonasera. Dice, ti è nata una bambina, poi non ha nemmeno il tuo colorito. No, questa bambina ha fatto un bel po' di strada per venirmi a trovare, perché e arriva da Pordenone, vero? E certo, allora lei voleva venire a tutti i costi a vedermi, perché mi ha visto solo una volta una rassegna letteraria che si chiama Pordenone Legge, era in Puglia, ma lontano da qui, ha detto a sua mamma, mamma portami a vedere Catena, perciò l'applauso lo facciamo a te Giorgia. Buonasera. Allora ho detto, ma avete buttato dentro l'arena veramente come il leone, sindaco? Militaro qua dentro con la scusa di Pistoletto, guarda l'opera, vedi quanto è bella, in pietra leccese e tutto il resto, e mo dice, mo sono cavoli tuoi, cosa devi fare? Allora, innanzitutto io dico questo, in questi anni, chiaramente a qualcuno ogni tanto darò le spalle, perché ogni tanto vado di qua, ogni tanto vado di là, scusatemi quando le vedrete, però, signora, ho occupato le sedie per chi? Chi viene? Chi c'è? Chi sono? I parenti? I parenti, giusto, ha fatto bene. Noi siamo, allora, questo è la questa è la differenza tra Albarella e Gallipoli, tipo Sicilia e Veneto, facciamo un esempio. Allora, noi mettiamo i seggi a Letoianni, se venite ora in questo momento, Letoianni, Giardini Naxos, che ti posso dire, Giorgia, che c'è, che non mi vengono manchi i paesi di casa mia, quali sono quelli vicini? Giarre, Riposto, ci sono tutti i seggi davanti alla porta, e tu vai a parcheggiare e dici, signore, io voglio parcheggiare. No, chi sta di mio marito? Ma in base... Non c'è, sono giustificazioni stupide che tu non le devi nemmeno chiedere. Basta, c'è da seggia e non si muove da là. Ecco, più o meno è borse quando vai al cinema. Diciamo che noi abbiamo un, tu seguimi Giorgia, un, come dire, un po' un modo colorito per determinare gli spazi comuni. È bello questo eufemismo? Perfetto, quindi la signora scomparì, però che è successo? Dov'è? Ah, la signora addirittura sposta blocchi. Signora, lei non era là a messa. Che è successo? Mamma, con te sta parlando. Signora, lei non era là a messa. Ah, perché? Aveva i tre posti per voi, giusta? No, parli con me, signora, qual è il problema della borsa? Buonasera. Buonasera. Di dove siete? Di Lecce, zona via Imperatore Adriano? No, via San Pietro in là. Dov'è Paolo? Dov'è, vicino casa nostra? No. Signora, io abito in via Imperatore Adriano numero 16. Se mi vuole venire a trovare ogni tanto, di fronte alla clinica dell'Accendino. Ha presente? Perfetto. Chi? Vabbè, guarda, ci ritroviamo tutti quelli del rione, vieni e ci mettiamo. Dove sono quelli di via Imperatore Adriano? Loro abitano vicino. Ah, ok. Quindi noi in confronto a loro siamo quelli cittadini, quelli raffinati. Perché voi lo... Allora, voi lo sapete come io sfotto i leccesi. Perché succede questo? Quando tu vai in giro per il mondo, per esempio tu dici, vai in un posto dove c'è il barocco, per esempio, no? Sì, ma... è che è come l'ubarocco te Lecce. Poi vai tipo in una spiaggia e tu dici, che ne so, sei a Porto Venere in Liguria, oppure sei andato al Conero nelle Marche o in Sardegna. Sì, ma non è come l'umare te Lusalento, un'altra cosa. Ok. Poi vedi delle belle ragazze, per esempio, dici, guarda, ma che belle ragazze ci sono, non so, a Bari, che ce ne sono assai a Bari, no? Sì, ma chi di te Lecce? Sun tu diversi, su più belli, è vero? Quindi noi abbiamo proclamato durante le presentazioni Lecce, città più bella del mondo. Pianeta. Per non avere dubbi, metti che ci sono altre città in altri posti, noi abbiamo decretato, assessore Capone, Lecce. No, quale capitali dell'Europa, delle culture, delle... capitale del pianeta, va bene? Ok, glielo facciamo un applauso a Lecce, però, perché l'hai ambientato il mio libro. Aspetta, perché ora... Ed io ero convinta di questo fino a
poco tempo fa, cioè prima di venire a Gallipoli, perché praticamente con lo shock mi è successo a Gallipoli, ovvero ho trovato che c'è gente peggio dei Kid da Lecce, cioè... Gallipoli è la città più bella del mondo. Esattamente, cioè, ma loro sono, siete, chi è di Gallipoli? La maggior parte, penso. Professore di greco, conoscete tutti il professor Marchese? Io chiedo... Nessuno? Ma cos'è questa, tipo la clac, proprio la tavotta appresso a tutte le presentazioni? Non ci credo, professore. Io ho avuto un incontro, ecco, posso fare proprio una preghiera? Guarda, c'è l'assessore regionale alla cultura, e non solo alla cultura, ad altre tipo 800 parole che è troppo longhe. Praticamente l'assessore Loredana Capone potrebbe essere la svolta della tua vita, professore, perché una volta che noi convinciamo lei che tu è come L'Oreal, vali, lei ti porterà come emblema più davvero del Salento colto. Non parlare in greco antico. Io mo ho iniziato una nuova vita, perché sono in pensione dal 1 febbraio, ancorché con 6 anni in anticipo, perché secondo Lady Forni, per non dire Fornero, io sarei dovuto stare ancora 6 anni in cattedra, invece mi sento ex cattedra, nel senso che una volta, non come sappiamo noi. E comunque il concetto di bellezza è insito nel nome di Gallipoli, Calais Polis, quindi la città bella, scusate, insomma. Non perché io sia nato qui e abbia insegnato 30 anni fa al liceo classico Quinto Ennio, ma Gallipoli è Gallipoli. Professore, non glielo dovevi dire questi agli abitanti, perché mo veramente se loro avevano 100, mo loro anche per farti entrare in città ti chiedono il biglietto, ti dicono guarda, per vedere e partecipare a tutta questa bellezza paghi 10 euro. Comunque Gallipoli merita, anche per le affinità che ha con la Sicilia. Noi abbiamo avuto vescovi spagnoli, un retaggio che sa di Spagna, con la processione del Venerdì Santo, che è un qualcosa da vedere, con tutte le confraternite, poi la processione che esce alle 2 di notte, la Desolata, che è una versione ancora più tragica della Dolorata, è la Desolata. Catena? Sì. Sì, 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 come no? I Gallipolini, ma qui hanno tradizioni bellissime, secolari. Qui c'è. Ma Gallipoli in particolar modo, il retaggio spagnolo. Sì, è a Taranto e a Gallipoli. Processione dei misteri lì e la processione del Solato qui. Ti voglio dire una cosa, professore, la signora sta venendo un infarto a furia di dire no, solo a Gallipoli, no, perché io ora voglio sapere di una signora. Signora, lei di... Io sono di Taurisano. Ah, ok. Il signor Capone ci conosce abbastanza bene. Quindi lei rivendica giustamente che dice, ma tutte queste cose tutte a Gallipoli ce l'ha, no. Ogni paese ha le sue tradizioni, le sue usanze, le sue processioni. Qua mi trovo un attimo in difficoltà, sindaco, perché ora io... Chi avete voi come grande? Vanini, Giulio Cesare Vanini, il nostro grande filosofo. Vostro in che senso? Perché è nato a Taurisano. È stato lì? Sicuro? No. È morto a Tolosa. No, è morto a Tolosa. Arso vivo, perfetto. Giusto. Allora, io volevo dirle questo, assessore. Il professore Marchese, che io ho conosciuto andando a pre... Tu sei la mia assistente, quindi segui i cellulari pure, perché seguilo là, è quello lì, non è un gelato, è un cellulare. Il professor Marchese, io l'ho conosciuto un giorno che sono andata a presentare un libro a Galatina e c'erano delle scuole. Comincia a parlare questo signore, va a parlare in un modo, sì, è vero, accademico, molto colto, ricercato, però anche coinvolgente. E quindi io lo tiro in mezzo, figuratevi. È uscito fuori un teatrino che non potete immaginare. Allora io ho detto poi, dopo che sono andata via, guardi professore, lei è talmente simpatico che mi farebbe piacere che venisse alle varie presentazioni dove vado in Salento. Perché lei, è vero che parla di... anche contenuti importanti, belli, cioè piacevoli, la storia del Salento, la sua proprio, non solo poi risorsa culturale, ma anche antropologica, tutte le tradizioni, le cose che ci sono. Quindi ho detto, professore, ma lei ogni tanto venga con me, che noi facciamo piccole pillole di cultura, non solo salentina, è Magna Grecia, quindi... Ma siccome
condividere io e te? Assolutamente. Allora io dico, ho detto al professor Marchese che la storia poi dei greci, ma la storia anche la letteratura latina, che uno dice, ah, Madonna, sono cose per persone colte, per carità, che saranno pesanti, saranno sì. Non è assolutamente vero. Secondo me delle presentazioni, degli incontri con lui sarebbero una cosa molto bella, veramente spiegare la, cioè, metti che lo metti gratuitamente, professore, però, non chiedere soldi, non ce n'è. Questo è proprio non ce n'è. Fallo per amore della tua patria. Non potrebbe. I pensionati non possono essere. Allora, lo mandate in giro coi turisti, quelli magari, sai, i gruppi, quelli che arrivano, che te posso dire, quelli tutti scicchissimi dal nord che arrivano, vogliono sapere, vogliono capire. Cittate bello in mezzo al professore. Bravo. Marchese, li stordisce mezza giornata. Stasera il contratto, professore Marchese. Professore, secondo me tu sei nato per raccontare, ma non solo il Salento, però partendo dal Salento, perché quelli qua vengono in vacanza, puoi fare degli incontri cioè, accompagnandoli. Bellissimi. Guarda, come mi chiedo un microfono. Guardate come mi chiedo. Cioè, però, sarebbe da filmare questo momento. Rifai quel gesto del microfono che lo vuoi. Così col dito, vai. Col gancio, capito? Cioè, mi fa, vieni, guarda. Non ci può, no, non c'è. Giorgia, ma ti piace questo signore? È fantastico. Giusto per rimarcare la vicinanza siculo salentina. E noi qui a Gallipoli, perché io mi sento gallipolino ancora che abiti ad Aradeo, mi devo alzare, perché? Aradeo è la della cantante Emma. Sì, che è stata mia alunna, tra l'altro. Lei ha frequentato il liceo classico di Galatina, dove io ho insegnato per quasi 30 anni, va bene. A prescindere, dicevo, il fatto che Gallipoli abbia come santa patrona Sant'Agata, che viene festeggiata due volte, e il 5 febbraio è anche un altro giorno, data in cui ricorre l'invenzione, cioè il ritrovamento della mammella di Sant'Agata, che era conservata qui a Gallipoli, ma fu sottratta dai monaci francescani di Galatina e ancora sta lì la reliquia preziosissima, che io ti inviterei a vedere, perché Santa Caterina d'Alessandria, che è una chiesa meravigliosa lì a Galatina, che ricorda gli affreschi, insomma, perché è tutta affrescata, ricorda gli affreschi della Basilica Inferiore di San Francesco lì ad Assisi, conserva questi preziosi reliquiari del 1200, alcuni sono di opera di oreficeria bizantina, quindi vale la pena, insomma. Galatina era chiamata San Pietro in Galatina, o Agios Petros in te Galatina, infatti. E Agio Petritai erano chiamati gli abitanti di Galatina, racconta le cose. No, non galatinesi, quindi noi siamo la storia. Voi avete fatto quindi gemellaggio con Catania a proposito della santa? Della santuzza viene chiamata a Catania. No, a proposito della santa no, non avete un gemellaggio con l'università. Però sarebbe una cosa molto bella da fare. È nata una scuola di alta formazione qui a Lecce, presso l'università, con un progetto Lecce-Catania, voluto dall'allora rettora. E però pensate anche a questa possibilità, perché Sant'Agata, tra l'altro, è una delle poche sante nel mondo, insieme a Santa Lucia, a Santa Brigida, insomma, che hanno veramente il loro culto è seguito in una maniera proprio fortissima in tutto il pianeta, davvero qua ci vuole il pianeta, quindi secondo me sarebbe da pensare, visto che l'emblema della festa di Sant'Agata è proprio Catania, secondo me Gallipoli potrebbe gemellarsi in questo senso, perché i culti religiosi sono, peraltro, ragione proprio di comunione tra i popoli, quanto mai necessario proprio in questo momento storico, dove veramente cominciamo a tremare, ad avere paura e a cominciare anche, cioè serpeggia un po' in silenzio e senza dircelo, perché ancora sembra quasi una cosa di cui non dobbiamo parlare, un certo timore a manifestare in grande la nostra religione. Quindi cerchiamo di stare attenti, che poi le crociate è vero che sembrano, ma non è mai lontano niente, mai la storia insegna niente, sembra che insegni, alla fine gli uomini tornano a rifare sempre gli stessi errori. Capito, sindaco? Lo facciamo. Assolutamente, il sindaco è veramente, professor Marchese, parliamo con Bianco, il sindaco, sì, di Catania. Esatto. Allora, invece torniamo al Salento.
Perché sono stata messa nella gabbia appunto qua? Voi ogni tanto, se volete, mi buttate noccioline, cose, mangiare, mi date frustate se volete, dipende. Perché? Intanto perché sono stata invitata? Dice, perché ti hanno invitato a Gallipoli a presentare il libro? Per un motivo ben preciso, perché questo romanzo è vero che io lo sto presentando in tutta Italia e sto facendo proprio viaggi dal nord al sud in una maniera incredibile. Sono stata da poco all'Aiatico, al bellissimo Teatro del Silenzio di Bocelli, dove praticamente la peculiarità, sapete qual è? È che si fa uno spettacolo solo, una volta l'anno. Vengono praticamente persone da tutto il mondo. All'Aiatico sei stata sempre accolta dai blocchi in pietra, giusto? Certamente. Quest'anno però la peculiarità sono le opere di aiutatemi, pure un caro amico, se sa che sono dimenticato il suo nome, mi scancella. Mitoraio. Le opere quelle luminose, dai, aiutami, Marco Lodola. Lodola ha fatto quest'anno in particolare per il Teatro del Silenzio un bellissimo elefante, incredibile, ma io sono stata per 2 giorni fianco a fianco, giorno e notte, continuamente, sempre, con questo architetto che poi ha creato meraviglioso. Tutto. Meraviglioso. Questo architetto pazzo, sì. Pazzo, condivido, veramente ci ho lavorato insieme. Ah, vabbè, quindi, allora... che ho fatto delle dirette, le viste con lui l'altra sera, praticamente ha avuto una visione, perché secondo me, guardate, tutte le cose belle e importanti nascono un po' da visioni anche folli delle persone che decidono di puntare su qualcosa. Lui telefonò la notte a Bocelli dicendo: guarda, io voglio fare questo teatro così, e lui disse: no, guarda, non se ne parla proprio, ma sei pazzo, ma cosa pensi, ma no, non possiamo. Alla fine invece hanno fatto questo Teatro del Silenzio, arrivano persone che da tutto il mondo e pagano anche 4.000 euro per un biglietto per vedere uno spettacolo. E siccome io ero stata invitata proprio da Luca Tommassini, che è un coreografo e che quest'anno, diciamo, dirige un po' la parte artistica del progetto, e sarà uno spettacolo, insomma, certo, molto, purtroppo non lo vedrò il 29 perché sono a San Cataldo. Assessore, io preferisco San Cataldo al Teatro del Silenzio dell'Aiatico, ci stiamo capendo. Cioè, qui parliamo grande. Che il San Cataldo deve diventare il centro del mondo. Sei grande, guarda, cioè, solo per questo. Io ho detto a un certo punto, no, devi venire, come? Tutto il mondo, e ci sono prenotazioni, le hanno chiuse a febbraio, non c'è più posto. Catena, no, devi venire. Poi Luca Tommassini ci tiene, lo devi vedere, il tuo amico. No, scusate, io sono impegnata a Lido York. Ma noi ti dove? Stiamo organizzando. Sono impegnata lì. Sai, Catena, noi ti stiamo organizzando tutto un momento, diciamo, dal 27 che c'è il concertone della Notte della Taranta fino al 29 Lido York. No, ma ora vi dico che cosa faccio. No, ora vi dico cosa ho fatto io. Sono arrivata ben peggio, per amore del Salento. Cioè, alle minacce. Ovvero, sentite questa. Giustamente la Giunti dice: Catena, noi ti abbiamo lasciato tanto spazio quest'estate, perché l'imposizione è stata, vero Pisanello? Pisanello, oggi alla Giunti ti ho santificato, ho detto: Tuglie, la tappa in Italia, giuro, ed è verissimo, la Rita Dalla Chiesa conferma che ormai è solo... No, Rita Dalla Chiesa ormai è solo... è Massimo Giletti, praticamente fanno solo Tuglie, e le foto di Tuglie, le cose di Tuglie. L'altro giorno ho detto a Giletti: ah Massimo, fa sempre a Tuglie, pensi? Allora... veramente, io ho detto questo, e quindi mi hanno fatto fare tutte le cose in sale, perché io ho detto, è stato, no ragazzi, io d'estate sarà una cosa strana, particolare, perché di solito giri l'Italia per presentare il libro. Io ho detto, voglio essere stanziale 2 mesi in Salento, perché questo libro è un omaggio al Salento e tale deve essere. Dopodiché, quando è finita l'estate, fatemi fare quello che volete, io vado dove vi pare, dove mi piace pure a me. Stiamo com'è, pettiniamo bambole, dove mi pare, fino a un certo punto. E ho detto vado. Allora mi chiamano oggi, quelli non vedevano loro, dice: sta finendo l'estate, mo. Allora Catena, assoluta, perché oggi è uscita una pagina intera sul Mattino,
quindi i napoletani già si sono scatenati perché vogliono e farò una presentazione, assessore, troppo particolare, una cosa di altissimo livello, poi vi dirò, in un teatro importante con un presentatore importante che mi farà, quindi c'è Napoli, Milano, Milano Mondadori Duomo, Firenze la Giunti prenderà piazzale, Michelangelo mi pare si chiama, una cosa bellissima da fare, poi Giunti e Firenze, tutte città importanti. Allora io me ne esco e dico così, no va bene, tutto ok, faccio queste presentazioni anche a Milano, però dico, dovete portare i ballerini di Taranto. Si fanno scuse, ma come, dove, nelle librerie? Certo, noi cerchiamo librerie che hanno lo spazio. Dice, ma la Galleria Duomo Milano non ce l'ha proprio mo, c'ha delle sale. Non ti preoccupare, so già io come dobbiamo fare. Queste ballerine di Taranta girano per la libreria e ballano. Non può essere? Deve essere proprio... Invitati anche la solista della Galleria. Al grido, al grido, certo, al grido, semu te comete lecce simu simu, noi dobbiamo conquistare il mondo. No. Dobbiamo andare, dobbiamo diffondere il verbo, perché è vero che il Salento in questo momento è un posto dove si va, c'è il turismo, qui si passerà, dicevamo col sindaco, si arriverà a sfiorare 2 milioni di presenze, tra vai e vieni, vai e torna, però è anche vero che il Salento, ed è questa forse la peculiarità del mio romanzo, racconta un Salento che non è il solito sulle mare iento, ma... Badate bene che la cosa importante è, venite in Salento perché c'è il bel mare, però venite in Salento anche perché c'è tutto quello che io ho scritto nel romanzo, che è una piccola parte, perché il Salento è veramente entrare a Gallipoli nella chiesa della Madonna del Carmine e rimanere senza fiato per la bellezza. Il Salento è andare a Giugianello. Dice, ma non è Giugianello, certi salentini non la conoscono, ok, invece Giugianello c'ha tante di quelle cose, la storia della collina dei fanciulli e delle ninfe, che è bellissima da raccontare, ma non solo ai bambini, è bellissima anche come tradizione, il letto della strega, tutta quella roba, cioè il Salento deve essere soprattutto una risorsa di un certo tipo, e questa è la cosa che mi preme di più, perché poi sai cos'è? Di spiagge belle ce ne sono tante, non c'è solo il Salento, l'Italia è tutta una costa, dal nord al sud, quindi bisogna puntare moltissimo su due cose, A, sulla cultura che avete a Iosa, e B, questo mi permetto di dirlo guardando e osservando, a non perdere il controllo del territorio, perché poi lo vedo, è stata una scuola della Sicilia, quando arrivano tante persone, ci sono tante presenze, spesso si perde il controllo delle cose, allora che succede? Quello dell'albergo cerca di sfruttare l'occasione, aumenta i prezzi e ti dice no, se vuoi è così, se no niente. Il supermercato aumenta, se vuoi è così o niente. Allora che succede? Che poi il turista va. Invece, siccome voi avete dimostrato, e lo dico in tutte le interviste, a Sud Italia che sapete fare il turismo, perché avete capito che non bisogna né esagerare, anche se... Giampiero? Mi riferisco anche a un post che ho letto l'altro giorno su Facebook, dove tu tiravi un po' le orecchie a qualcuno del Salento, vero? A chi tiravi il... perché noi due, siccome siamo innamorati del Salento a gratis, senza motivo, ci viene la rabbia quando, vero? Cucù l'avevi tu l'altro giorno su Facebook. Da premettere che... Vieni. Ah, okay. Buonasera a tutti. Da premettere che da tre mesi si chiama Giampiero Pisanello e di Tuglia organizza una delle rassegne letterarie più belle d'Italia, lo posso dire io perché ho cominciato con lui, cioè o meglio abbiamo cominciato come una sera in un ristorante che lui dice vorrei fare qualcosa per il mio Salento, vorrei fare qualcosa, vai, ti aiutiamo io e Jessica, pattiu piano piano, mo è arrivato che la gente gli chiede di andare. Andiamo avanti. Un'altra storia. Da premettere che da tre mesi costantemente, quotidianamente incontro turisti italiani e stranieri e purtroppo la considerazione più bella che fanno è posti bellissimi, ma siamo noi purtroppo salentini dei grandi maleducati. Sia perché non rispettiamo l'ambiente,
che è la prima cosa, la prioritaria. La seconda cosa è che appunto ieri mi sono davvero, sono tornato a casa col magone, perché una famiglia che ha affittato casa in Salento è andata nel lido più vicino a questa casa e una bottiglietta d'acqua dalla mattina fino alle 16 gliela fanno pagare 1,50 euro, che è caro ma ci sta. Certo. Dopo le 16 inizia il momento aperitivo. E la stessa bottiglietta d'acqua anche alla famiglia che sta dalla mattina in spiaggia, assessore, dalle 9, gli costa 4,50 euro. Non si può sentire sta cosa, dico da e Roma. Alle 17 i titolari o comunque lo staff del Lido, che non conosco perché non me l'hanno detto, li hanno cortesemente invitati ad abbandonare la spiaggia perché iniziava la musica a tutto volume e l'aperitivo in spiaggia. E quindi in questo posto dove lavoro, in un certo senso, diventa un confessionale, no? Certo. Avete l'oro nelle mani, però così non va. Per carità, non è tutto il Salento così, ci sono anche le oasi dove i turisti vengono accolti, però... Io credo che ogni tanto un esame di coscienza bisogna farlo, ma tutti, non solo chi ha le strutture ricettive, certo. Anche il salentino che esce e butta il mozzicone di sigaretta a terra o il pacchetto o il fazzoletto. Basta insomma stare in macchina e vedere diciamo la maleducazione che è dentro di noi. Io credo che se prendessimo tutti un po' di coscienza potremmo davvero campare da questa meraviglia che abbiamo tra le mani. Assolutamente sì. Io ahimè con amarezza devo dire questo, l'ho detto a Favignana l'altro giorno, e voglio dire terra mia, no? Però giustamente ho visto due o tre cose che veramente più o meno sono le simili a quelle che hai appena raccontato. Ho detto che purtroppo ancora oggi esiste solo un modello da imitare in Italia e rimane sempre lo stesso, se sull'efficienza, sulla serietà e ed è il modello romagnolo. Se lo vogliamo vedere e guardare senza sentirci sempre superiori e dire ah no, però noi facciamo meglio, noi facciamo... No. Uno con umiltà ogni tanto deve dire, allora lo vedo e continuo a vederlo nella mia terra con amarezza, e anzi, però io alla mia terra porto come esempio l'esempio salentino, e beh, perché comunque delle terre del sud sicuramente è quella che in questo momento si sta dando più da fare, perché è innegabile, è sotto gli occhi di tutti, del poco che c'è anche in un paesino con poche attrattive e poche cose, tirate fuori e cavate fuori miracoli, perché comunque le esaltate, fate di tutto, gli abitanti si mettono lì, costruiscono cose, inventano cose. Noi purtroppo in Sicilia, anzi, tendiamo sempre a, come si dice, aspetta, c'è una parola bellissima in Sicilia, a sdurrubare, cioè sdurrubiamo, proprio significa buttiamo giù nel burrone, e più roba bella c'è, più sdurrubbi, non si capisce perché. Però salendo, io devo dire sempre che ancora oggi il modello romagnolo rimane quello che, girando il mondo davvero in lungo e largo, se devo fare un paragone con gli altri posti, l'efficienza rimane sempre quella, dove l'acqua costa 1 euro e costa 1 euro dappertutto, il bagnino si fa in 4 se non c'hai, il 3 stelle ti propone delle cose che solitamente al sud trovi solo nei 5. Quindi uno ogni tanto con un po' di umiltà, senza sentirsi sempre superiori, perché ripeto, se uno poi vive di presunzione e di dire noi siamo i migliori in tutto, non ha capito una mazza, è veramente, sdurrubare è facile. Però Catena, è vero quello che stai dicendo e lo condivido appieno, anche sui servizi è la battaglia quotidiana per noi, ma anche il modello emiliano in questo momento sta un po' scendendo, perché è verissimo che è diventata un'industria turistica eccellente, che ci sono i servizi, tutto quello che hai detto e che condivido, ma ha perso di autenticità, perché è troppo industria. E quindi se sta crescendo tanto la Puglia, al di là dei disservizi che bisogna assolutamente recuperare, è perché c'è molta autenticità, c'è un'accoglienza di tipo più vero. Perché da secoli la Sicilia e la Puglia, voglio dire, è l'attrattiva, non è che possiamo è dire così. Che è la stessa cosa. Però sull'efficienza e la serietà professionale... Sono un'industria, loro sono bravi, sono capaci di fare rete, e noi stiamo facendo un piano proprio per questa ragione, per aiutare anche gli operatori a fare rete. Lì per esempio fanno un evento, tutta la città partecipa, pensiamo a Rimini, tutta la città partecipa è a quell'evento, vero. Tutti gli esercizi commerciali, i medi, tutto. Invece da noi addirittura si crea l'invidia. Da voi però evento. Sta succedendo una cosa molto bella, attenzione, io l'ho vista proprio con i librai. E Giampiero Pisanello mi può confermare, per esempio, Libreria Idrusa di Alessano con Michela, no? O te,
e poi ci sono altre librerie che insieme fanno, cioè dicono per esempio, passa questo autore da Alessano, fanno rete. Cioè, cercano di... Mi piacerebbe che questo poi fosse esteso, cioè, a tutte le città, perché se per esempio un autore va alla libreria Palmieri a Lecce e l'autore invece di costare soltanto alla signora Palmieri e il biglietto aereo e l'albergo e tutto viene diviso con la libreria di Brindisi, la libreria di Taranto, così è bello che ci sia, non so, da qui c'è il presidio del libro? Ce l'avete? Sì, c'è, okay, dov'è? I motivi del libro sono fortissimi, siamo certo. Tutta la Puglia. Infatti, dico, sono qui, nella zona di Gallipoli c'è il presidio? Noi li sosteniamo molto per è fare importante. Iniziative sul territorio. Allora, signori, a proposito di presidi del libro e di tutto, parliamo di un libro. Chi ha letto il mio libro di qua? Chi c'è? Qualcuno che ha letto questo romanzo? No, a parte voi due che vi conosco. Chi? No, no, signora, ve la racconto io la storia. Io preferisco, quando ci sono persone che non l'hanno letto, io sono più contenta per un motivo, perché mi permette di raccontare che cosa, di cosa parla questo libro. Catena al volo. Scusami se ti interrompo questa volta. No, se parla il sindaco io. No, non vorrei... Diciamo, non ti chiedo la parola come il professore con il dito a gancio. No, solo per dirvi, il libro l'ho preso, lo leggerò. Quando si sposa, sindaco? No, l'ho preso stasera. Quando si sposa, sindaco? Non lo so, siamo fidanzati da pochi mesi, vediamo. E vabbè, no, ma mio padre diceva sempre, quando c'è l'amore vero, non c'è bisogno che una va a perdere tutto, tanto se è per conoscersi in profondità uno non si conosce mai. Quindi tanto vale, fate subito e ce lo fate sapere. Per adesso ho sposato la città di Gallipoli. No, no, sindaco, fa il furbo. Come si chiama la fidanzata? Marta? Marta, me lo ricordo bene, vedi, l'hanno nominata ieri sera. Marta, mi raccomando, dai degli out, sono queste, cioè, se tu, non te le girare, gira la rava e la fava, il maschio è così, lo devi prendere proprio, lo devi strozzare, quindi gli devi dare l'out, dice o mi sposi o ti lascio, e non ti lascia, stai sicuro. Quindi l'anno prossimo, grazie, quando torno, sarete già sposati. Grazie, Linda. Grazie. L'ha detto davanti a tutti. L'ho sentito, è vero? Auguri, sindaco! Grazie, grazie. Auguri, Marta. Allora, poi ci farete sapere dove. In bocca al lupo. Testimone di nozze sarà l'assessore Capone. Per forza. Una dei testimoni sarà, sì, sicuramente l'assessore Capone. Va bene. Noi verremo se ci invitate. Buon proseguimento e grazie. Che Gallipoli possa, grazie, con la sua bellezza e la sua, appunto, capacità di accoglienza rimanere nel, grazie, vostro cuore per sempre. Mi raccomando alle apine, eh? Sto andando a vedere. Giorgia, cominciamo a raccontare la storia? Ok. Allora, siamo nell'estate, siediti così te la racconto meglio, siamo nell'estate del 2010. E siamo in un condominio romano, Roma Nord. Perché specifico Roma Nord? Perché diciamo che Roma Nord, anche l'Euro, anche altre zone per carità, però pullula di questi condomini molto eleganti, molto raffinati, con portiere, attici spaziali, cose belle. In un condominio elegante ma discreto vivono un bel po' di famiglie e in mezzo a queste famiglie ci sono anche due vedovi soli, che abitano però in piani diversi. L'uomo, Orlando, abita all'attico, Marilena al terzo piano. Quindi questi signori, vivendo nello stesso palazzo, si conoscono da sempre, perché figuriamoci, da 35-40 anni che si dicono buonasera, buonasera, ma il mio fidanzato perché mi guarda così, no? Mi stai guardando strano, eh? Signore, è il mio fidanzato, purtroppo si è tagliato quei capelli lì, non mi do pace. Hai visto? Signora, gliel'ho detto oggi pomeriggio, sembri un nazi skin. Non mi do pace, signora. Un parrucchiere, come si dice, no parrucchiere, barbiere de Squinzano mi ha rovinato il fidanzato. Va bene, meno male che
Ah, signora, ha detto meno male che regrescono, certo. Guarda che carini là, messi tutti sulle scale. Buonasera, non vi avevo visti. Siete in vacanza? Da dove venite? Dall'angolo? De Lecce, sì, sì, di? De dove? De Cagipoli, ok. Ma insomma, i turisti chi sono stasera? Eh? Da dove arriva? Originaria argentina, però vengo da Milano. Da Milano, dalla... Milano. Infatti si sente, eh? Beh sì, eh? Allora, senta questa storia, signora. Ma mia nipote Nicoletta con l'amica americana di New York è arrivata? Che... eh? Ah, hi Maria. Oh, dici qualcosa in inglese, che sei felice in inglese, cioè nella tua lingua, in inglese. Anche in slang americano, vai. Che sta morendo, è la ragazza più timida di tutti i tempi proprio. Ecco, dici nella tua lingua cosa pensi di Gallipoli e di quello che hai visto. Beautiful. Grandissimo discorso. Ma allora proprio la parola bello suscita Gallipoli? Qual è stata la parte che ti è piaciuta di più di Gallipoli? The beach. Quale? Cioè, Ida sa vedere solo, sembra quelli che hanno fatto il corso del Berlitz alle prime settimane, beautiful, the beach, ora manca solo che mi dice, the book is on the table, e ha finito il corso. Qual è la spiaggia? Paia Blu. Paia Blu. Lei è mia nipote Nicoletta invece. Salve a tutti. Allora, cosa ti è piaciuto di Gallipoli? Il lungomare, il paesaggio, per adesso questo abbiamo visto, quindi questo posso dire. Poi il resto. Avete trovato un fidanzato oggi pomeriggio già? No. Nessuno di Gallipoli vi ha corteggiate? No, ma poi sono tutti romani, ho scoperto qua. Oh no, che dolore, non ditemi questa parola. Torniamo a Roma. Siamo in questo condominio, c'è un caldo bestiale, estate del 2010, si sta proprio morendo, siamo a fine luglio, praticamente questi, come questi giorni, e quindi questo caldo uccide, tant'è che io inizio proprio questo romanzo, le prime pagine che leggerete, se le leggerete signora non è un obbligo, parla proprio di una favola persiana sul caldo e sul pericolo del caldo, perché il caldo, come dicono a Napoli, fa uscire pazzi e uscendo pazze le persone possono commettere qualunque follia. Allora che cosa succede? Che questo calore, insomma stanno scappando tutti via da Roma e il palazzo comincia a spopolarsi, proprio non c'è quasi più nessuno. Però rimangono Orlando e Marilena per motivi pratici. Ovvero, il figlio di Orlando chiama il padre un giorno all'improvviso e dice: papà, guarda, purtroppo non posso venire in Sicilia come ti avevo promesso, non possiamo, né io, né mia moglie, né il ragazzino, perché mia moglie ha avuto una promozione, la moglie di Piero, che è un avvocato civilista di grido, ma lavora a Milano, e dice: papà, guarda, mia moglie purtroppo, quindi devo andare a Londra a cercare una casa per lei. E quindi poverino rinuncia. Quando lui chiude questa telefonata, al figlio dice: ma sì, no, non ti preoccupare, tranquillo, tutto a posto, va bene così, tanto io, sai, ho un sacco da fare. Quando chiude la cornetta, a Orlando gli viene come un malessere, perché sa cosa significa passare quest'estate da solo. Già vede le repliche della signora in giallo invadergli l'esistenza, quindi dice: madonna, pensa che tristezza che mi aspetta questo agosto a me. La signora Marilena rimane anche lei nel condominio, perché a un certo punto viene tradita dalla sua amica, la migliore amica Tonina. Questa Tonina doveva andare con lei in Sardegna, dovevano partire per Villa Simius, fare una vacanza strepitosa in questo villaggio bellissimo, ma Tonina chiama all'ultimo momento. Guarda, sai, purtroppo mia figlia ha dei problemi. Lei al telefono è così arrabbiata,
anche infastidita, perché capisce che è una bugia, una scusa che sta dicendo Tonina. Tonina ha ben altro da fare, lei lo sa, quindi riattacca proprio arrabbiata. Allora ci sono due persone sole in questo condominio. Queste due persone, peraltro, negli ultimi anni soprattutto, si sono sempre guardate a distanza, ma anche con un certo interesse, perché a Orlando Marilena piace, piace tanto, però non si permetterebbe mai Orlando di avvicinarsi a Marilena o di corteggiarla, perché insomma è un signore elegante, distinto, è un uomo che è un ex alto dirigente bancario, è uno che insomma conta, ha contato nella vita e ha un ruolo ben preciso, non potrebbe mai scadere nella bassezza di corteggiare la sua vicina di casa, no, non c'ha il coraggio. Anche a Marilena piace Orlando, però lei dice sì, vabbè, ma tanto cosa? Perché dice così Marilena? Perché Marilena ha passato anche i 60, si avvia quasi a entrare nei 70, è una vedova, ha due figli grandi sposati, sposati male, perché... Domiziana, la figlia, ha sposato un professore di filosofia che pensa solo a studiare, a leggere e non vuole figli, non vuole uno pesante. Però Domiziana il coraggio di lasciarlo non ce l'ha, perché Domiziana ha paura di stare da sola. E l'altro invece, Alessandro, è un playboy, ha tradito la moglie mille volte e la moglie lo ha mandato via di casa e addirittura gliela fa pagare con questi due figli, non glieli fa mai vedere, quindi... sono storie complicate nelle famiglie, è difficile. Allora certo Marilena dice no, proprio non ci penso, no, per me l'amore ormai ho chiuso, perché molti di noi, o per esperienze negative o perché comunque la vita a molti di noi ha riservato delle cose difficili, complicate, matrimoni finiti male, divorzi che ci sono costati in tutti i sensi, economico e morale ed emotivo, l'ira di Dio, allora noi decidiamo a un certo punto e diciamo basta, non voglio saperne più. Ma lo decidiamo noi? Secondo voi? No? Perché l'amore quando decide dice mo aspetta, ti faccio vedere cosa hai detto tu, basta? Adesso ti sistemo io. Allora succede che lo chiamiamo destino, fato, caso, lo chiamiamo in tanti modi. Succede che una notte suona un allarme. Il signor Orlando, che detesta gli allarmi in piena estate, perché dice questi deficienti se ne vanno, partono, lasciano questi allarmi e distruggono la vita delle persone che rimangono in città a subire questi fastidi. Quindi lui, scocciato quella notte alle 3, si affaccia per capire da dove arriva questo suono. E questo suono arriva dal terzo piano. Ma al terzo piano, aspetta, chi c'è? Oddio, c'è anche la Moretti. Scende di corsa per vedere. Ed è proprio l'appartamento della signora Moretti che suona. Lui va, chiede. Signora, ha bisogno, lei sempre borghese, tutta sulle sue... No, 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 guardi, deve essere stato un contatto, qualcosa, va bene così, arrivederci. Ma questo allarme suona una seconda volta, proprio perché il caso dice, aspetta, aspetta, suona una seconda volta. Questa volta i due hanno più possibilità di parlare, sapete perché? Perché il signor Orlando, che è un gentiluomo siciliano ed è un uomo anche galante, un uomo che insomma sa stare al mondo, dice alla signora Moretti, signora mi scusi, ma se l'allarme è suonato una seconda volta, evidentemente qualcuno l'ha presa di mira, stiamo attenti, perché magari c'è qualcuno che vuole approfittare di lei, perché il palazzo si è svuotato, lei è sola, io non permetterei mai questo, signora voglio dormire qui con lei, la voglio proteggere, ho paura che le possa accadere qualcosa. La signora dice, ma che cosa dice? Ma lasci perdere, no. Lui insiste, 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 finalmente lui si accampa lì, passa la notte a controllarla, ma l'indomani, proprio perché lui è un gentiluomo, tutto a posto, si salutano, arrivederci, arrivederci. In quei giorni, lo leggerete nel romanzo,
Queste due persone hanno modo di sperimentare davvero che cosa sia la solitudine, quella che fa male al limite del fisico. La città si è proprio svuotata, siamo ai primi giorni di agosto. Addirittura c'è un giorno in cui Orlando osserva attentamente un vecchietto che è trasportato dal Filippino con la carrozzella e lui guarda da lontano questa scena. Perché è vero che questo romanzo che parla d'amore, sì, le sedie a sdraio, il sole, il mare, il Salento, però questo è un romanzo che, ahimè, fa anche qualche domanda scomoda, ma rimane una domanda perché io non ho le risposte per voi. Se volete le risposte, io non le ho, forse il mago Silvan, o non so, io no. E dice, guarda, lo vede da lontano quel vecchietto, e si vede già in quella dimensione, non manca poi tanto, perché alla fine noi pensiamo sempre che quella scena di quel vecchio lì, trasportato dal Filippino e spinto, sia una scena che non ci appartiene per niente, perché noi no, abbiamo forze, siamo giovani, e invece dura questo lampo di vita davvero così, vum, e sei gialla. Allora lui dice, e per quanto tempo ho procrastinato queste domande? E che cosa sarà di me quando anch'io sarò su quella sedia, se, perché potrebbe accadere, ci sarei anch'io magari messo lì col Filippino, io magari gli parlo a questo qui, gli dico delle cose, lo imploro, lo prego, ma lui nemmeno mi sente, non gliene frega niente. Fa male, Sì, fa male. E allora Marilena, in quei giorni di tormento, anche lei ha come un ribollire di domande, di cose, di perché l'amore, che cos'è, la solitudine. Guarda, lei è stata sposata con questo marito, è un'ex sessantottina, era una di quelle che andava a Goa in India perché era tutta nella fase della filosofia, delle droghe, delle cose, tutto. Ha visto di tutto la signora, anche se ora è una vedova borghese, molto benestante, raffinata. E dice, vabbè, che cos'è rimasto alla fine? Sì, i miei figli, probabilmente, se avessi bisogno ci sarebbero, ma nella quotidianità, che cosa succede? Sono io ancora che penso a loro, non loro a me. E comincia a farsi anche lei delle domande scomode, finché un giorno il signor Orlando Giglio, nella buca della posta, trova una brochure pubblicitaria. E qua arrivate voi. Questa brochure lui la apre. Viaggia e divertiti con noi nei migliori hotel del Salento, spendi poco, perché che se ne dica, in Salento si spende poco, e se vuoi fai una vacanza decente spendendo poco e ti senti una persona degna, perché fino ad oggi abbiamo visto che ci sono posti dove se non sei ricco manco te fanno entrare, anzi proprio te prendono pure a calci. Allora questa è la democrazia del Salento, che vai in un B&B a 20 a 30 euro e sei una persona degna, te puoi fare una vacanza come si deve. E cioè, l'altro giorno io ho fatto proprio, ho guardato questa, l'altro giorno, ieri ho guardato questa cosa ed era bellissima. C'è il Lido dove si paga un bel po' per entrare, accanto c'è un istmo piccolina proprio di terra che divide le due vasche d'acqua, accanto c'erano chiedi che non pagano proprio una lira per andare a farsi lo stesso bagno nello stesso mare, bellissimo, tranquilli. Quindi a me sembra una forma di democrazia non male questa del Salento. Allora dice, viaggi e divertiti con noi nel migliore hotel del Salento. Petrachi, zitto, the best Salentos. Ma quanto fai tu per questo Salento? Maronna, ai limiti quasi dello stalkeraggio. Cioè, tu parli proprio di Salento, 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 Salento. Allora a un certo punto, io in Salento, pensa lui, ma io in Puglia ci sono stato quando sono andato a fare il militare, aspetta, quando era? 50 anni fa. Vabbè, ma che c'è niente in Salento, che c'è in Puglia da vedere? Però guarda, vede le foto, ammazza, ma com'è cambiato la Puglia, mamma mia, ma che è successo? Bello, però questi mi vogliono truffare, sì, dicono 4 lire, ma tanto non è un suo problema quello economico, comunque lui, questi mi vogliono truffare, adesso glielo faccio vedere, perché lui ancora c'ha nella testa che è stato questo alto dirigente bancario, anzi lui le truffe le stanava. Va in questa agenzia di viaggio e invece la signorina gli parla di una Madonna, di una proposta, una vacanza che lui dice, no, era la vacanza che volevo fare nella vita. Sì, ma con chi?
quel barbiere, il suo amico, dove lui va di pomeriggio, parte con la famiglia, va in Calabria, quell'altro parte perché a Fregene, alla villa, non può, quell'altro invece non si muove da Roma perché, ok, finito, abortito, niente da fare. Però lui questa idea, la signora Marilena, e lì gira, gira, lui certo con la signora Marilena sarebbe una vacanza proprio il sogno, finalmente dopo tanti anni potrebbe divertirsi, fare una vacanza bellissima. Allora sapete, ci sono dei momenti nella vita in cui noi siamo veri e io un po' ci ho pensato a quali possono essere questi momenti e sono i momenti in cui siamo più felici o più tristi, più addolorati, perché in quei momenti viene fuori, senza pensarci, la nostra natura, siamo proprio, boom, esce fuori, nel dolore perché non ce ne frega niente di quello che possono pensare gli altri, e nella gioia è la stessa cosa, è la stessa medaglia che si gira, ma con la stessa intensità, siamo veri. Allora lui, un giorno, così, preso dall'euforia perché l'ha incontrata nell'androne e lui ogni volta che vede Marilena Moretti impazzisce. E buongiorno signora, le volevo dire una cosa. Sì, buongiorno, mi dica, ci verrebbe a fare 10 giorni con me in Salento? Me lo guarda. Io? Sì, che male c'è? Ma perché mi state guardando così? Vi piace questo racconto? Ma io, proprio io, signor Giglio? Sì, che c'è di male? Lei lo guarda per una frazione di secondi che dura, non so se un anno, 10 anni per lui, perché a un certo punto lui comincia a sudare freddo eppure caldo e comincia a tremare perché dice, oddio, madonna, che cosa sta per dirmi? E lei lo guarda offesa e comincia a inveire contro di lui, a insultarlo. Ma come si è permesso? Ma mi ha preso per una poco di buono? Ma allora io che idea le ho dato di una donna facile, una che si invita così? Vieni con me in Salento, come se fossi una poco di buono che può andare con un uomo, perché in fondo io la conosco, ma lei chi è per me? Lei è un buongiorno e buonasera tutti i giorni, ma così, ma lei non è nessuno e mi dice di venire con lei in vacanza, ma non si vergogna? E quindi torna a casa proprio indignata, arrabbiata, delusa, perché aveva ragione suo marito quando le diceva, quando era in vita, tu Marilena le fai facili le cose, dai confidenza a tutti, parli con... Non lo vedi? Poi tu sai cosa succede? Che gli uomini interpretano sempre male e tu poi vieni scambiata per una... Aveva ragione mio marito, vedi che finalmente dopo tanti anni ho capito il senso di quelle frasi. Ok, vada via, non si faccia più vedere da me, via! Madonna, signor Orlando, poverino, voi pensate che proprio in questo punto del libro mia mamma mi ha chiamato mentre leggeva le bozze distrutte e mi disse, ma come? I fascisti incontrare? E ora questi si stanno lasciando già prima di cominciare. Mamma, l'hai letto tutto? No. Ok, vai avanti. E mia mamma a un certo punto trova questi due signori al binario numero 6 della stazione Termini di Roma che stanno prendendo un treno per Lecce, la città del pianeta. Arrivano a Lecce, ma come, scusate, ma se la signora è indignata, è schifata, è non ha parole, è veramente inorridita, un uomo così sfacciato, che cosa è successo? Niente, è successo che la vita ha deciso che ogni tanto dobbiamo dimenticarci dei ruoli. Io sono un alto dirigente, tu sei la vedova integerrima, seria, perfetta, per bene, perché tu non sgarri, no... Lasciati andare, dimentica da dove arrivi, chi sei, perché, per come. Che senti? Senti che stai facendo una pazzia, infatti chiami Orlando e dici,
Orlando, ma che stiamo facendo? Ma io non facevo una cosa del genere da quando avevo 18 anni, di nascosto ai miei genitori facevo le cose, e adesso le faccio di nascosto ai miei figli, ma è una pazzia! Sì, può essere una pazzia, hai ragione, sì, è vero. Marilena, fregatene, prendi il taxi. Perché però si vedono in stazione? Perché? Ah, Marilena c'ha sempre quella fissa di quelli che poi possono dire vicini di casa. Ma come? Ma quella è partita con il signor Giglio? Sì, li abbiamo visti, sì. Non vuole dare adito, lei è tutta precisa. Seconda cosa, nessuno dei due dice ai figli che stanno partendo insieme. Quindi Marilena per i suoi figli è a Villa Simius con la sua amica Tonina. E Piero invece, il figlio di Orlando, sa che il papà sta andando in Salento da solo a fare una vacanza. Così si sente anche meno in colpa di aver abbandonato suo padre perché... Bene, sapete che cosa succede? E qui c'è il perché. Perché ho inserito il Salento? Perché, secondo me, questa era la cornice perfetta per una storia non solo d'amore. Questa è una storia ben differente da una storia d'amore e basta. È una storia di rinascita, ma non è una storia di rinascita perché i due hanno superato i 60. No, 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 no. Badate bene, questo romanzo non ha una connotazione anagrafica precisa perché i suoi protagonisti hanno quest'età, quindi è una storia che racconta un amore tra persone grandi, no? Questa è una storia d'amore che racconta la rinascita di due che hanno detto continuamente una frase negli ultimi anni, vabbè, tanto ormai. Allora io volevo raccontare una storia che a quelli che dicono tanto ormai, che non lo decidiamo noi se smettiamo di amare. Non lo decidiamo affatto noi. Noi pensiamo di poter decidere di tutto perché sappiamo come si fa, adesso poi non mi interessa, poi succede che c'è una persona che riesce a entrare nella nostra vita, a entrarci così bene, a capirci così bene, che quando noi siamo già oltre, diciamo, ah, ma a me questa piace. Sì, perché l'amore ha deciso così. Non siete voi, non siamo noi a dire ora basta, anche perché nel momento in cui ci, come dire, intimiamo di rimanere da soli per non soffrire, quindi vogliamo preservarci dai dispiaceri, noi non ci stiamo preservando dai dispiaceri, perché anche rimanere da soli può essere un dispiacere. L'alternativa qual è? Non c'è un'alternativa sicura. Infatti, nell'amore non c'è nessuna sicurezza. C'era una bellissima canzone, mi viene in mente adesso stasera qui a Gallipoli, non ci ho mai pensato, ma mi è venuta proprio in mente adesso, si chiama Amando Amando di Renato Zero, e dice proprio questo, che quando tu ami certezze non ne hai, non ce n'è. Non... Allora, questo romanzo è una storia d'amore per quelli che erano convinti che, ma no, io non c'ho. E questo Salento, che è ben rappresentato da un'immagine, mi date un romanzo mio? Guardate, vi faccio vedere. Queste sono le due poltrone, le due sedie, le due sdraio, chiamatele come volete. E c'è davanti l'infinito, cioè il cielo e il mare si confondono nei colori. Perché in effetti volevo che fosse proprio così. Una confusione, dov'è il mare? Un po' come quando racconto l'Euca in questo romanzo, della bellezza di quel posto, perché da quel santuario stupendo, con quel faro vicino meraviglioso, si vede uno dei punti più belli che esistano in Italia. Quell'incrocio, quello sposalizio di acque, come lo chiamo io, che le carte nautiche dicono di sapere esattamente dove si trovi il punto, sì, sicuramente ci si avvicineranno più dei nostri occhi. Però con la fantasia ognuno di voi può scegliere qual è questo, il punto di questo sposalizio. Ecco, io volevo che fosse più o meno un infinito come quello di Santa Maria di Leuca, che, senza offesa per nessuno, è davvero uno dei posti più belli del Salento, perché è una suggestione e perché devo dire che il sud del Salento veramente ha un fascino spettacolare proprio per aver saputo mantenere la terra ancora proprio grezza, e vedi i paesi che ancora non hanno nessuna malizia turistica.
L'altra sera ad Alessano guardavo la stessa specchia. Cioè, io se fossi un turista vorrei vedere quei posti, perché sono bellissimi. Cioè, Specchia è un gioiello. Ma la stessa cosa Alessano, ma la stessa... Cioè, Morciano, io conoscevo solo Morciano di Romagna, che è vicino Riccione. Morciano di Leuca è un gioiello. Allora, queste due poltrone che raccontano proprio un amore che non li vuole i limiti, non li ha, non ce li ha, ma non c'è, nessun amore ce li ha. Siamo noi che poi mettiamo, delimitiamo il campo, possiamo fare questo come coppia, possiamo fare quest'altro, quest'altro no, perché dopo questo noi due non lo possiamo fare, quest'altro, ma chi l'ha detto? Guardate, poi c'è un alberello che cresce, lo vedete? Non è un olivo, perché? È un alberello. Io potevo mettere, immaginate quanto ho girato mesi e mesi a cercare olivi antropomorfi da tutte le parti. Sono, credo, una delle più grandi studiose del Salento in questo senso. Sono stata da Struda, tutta la zona di Maglie, e gli olivi di Trepuzzi sono spettacolari, bimillenari, ce ne sono tanti anche vicino a Caia, però... Mettiamo un alberello piccolo e basta, perché un alberello piccolo dà l'idea di qualcosa che sta crescendo, della speranza. Allora, questa storia si sposava perfettamente con le due immagini. Qui potete metterci chi volete su questo sdraio, potete farci sedere chi vi pare e piace. Un amore che avete in questo momento, perché è un amore che vi fa stare bene, come quello del sindaco con la fidanzata, insomma, che si sposeranno entro breve. Così abbiamo deciso ormai che il sindaco di Gallipoli si sposerà presto. Magari, ecco, mettiamo loro due su questo estraneo. Possiamo mettere veramente chi vogliamo, un amore che non c'è più, perché se n'è andato, non ci ha più voluto, perché però non lo desideriamo ancora, o perché se n'è andato proprio fisicamente e ci manca da morire. Ognuno metta quello di cui poi ha bisogno. Dietro c'è un alberello che cresce della speranza ed è il paese, il Salento, il territorio che meglio si sposa con una storia d'amore, perché ha tutte queste caratteristiche. E poi perché non avevo che l'imbarazzo della scelta. Se dovevo raccontare una storia d'amore di due che partono e vogliono vedere la bellezza, dove devo andare? Ha fatto bene a venire in Salento? Li ho fatti venire in Salento. E aspettate, aspettate che ora loro vengono, rimangono fermi in questo albergo, scelgono un albergo. Pensate che quando ho scelto questo albergo nemmeno la proprietaria sapeva, poverina, l'ha saputo. Professore, c'era lei quando è venuta la proprietaria dell'hotel Santa Chiara, era senza parole perché la signora si è ritrovata in un libro senza sapere. Dice, ma sono la proprietaria dell'hotel Santa Chiara, signora, che cosa le devo dire? Grazie! Perché tanti pensano che magari una scelga, che ne so, un albergo perché poi c'ha un interesse, perché... No, io le prime volte che ero venuta in Salento andavo spesso in questo albergo. E questa, io sono fissata con le chiese e con i cimiteri, con due... Per me il primo biglietto da visita di un paese sono le chiese e i cimiteri, perché anche i cimiteri hanno un loro fascino, sono un posto bello, tanti pensano che andare per cimitero sia macabro, io dico che trovo macabre tante altre cose, ma proprio andare per cimitero non mi pare che sia così brutto, ce ne sono alcuni che sono dei veri gioielli nelle città. E allora io vedevo questa facciata della chiesa di Santa Chiara che di sera è qualcosa, veramente, cioè ti si allarga proprio, dici ma che cosa, è la chiesa greca, beh, un'altra di quelle chiese che io amo follemente di Lecce. Ecco l'imbarazzo della scelta, poi ognuno magari si fissa con le sue, perché io per me sono queste, la chiesa di Sant'Antonio in Fulgenzio, perché mi piace proprio, poi vicino a casa, perché è questa chiesa che è bellissima di Santa Chiara. E allora questi due signori arrivano e si stabiliscono in questo albergo, da lì poi partono e vanno a vedere Orlando e Marilena questi posti bellissimi, mangiando pucce, ballando di qua e di là. Dico sempre che il sottofondo, mentre leggete questo libro, proprio lo sentite,
Sentite proprio, cioè, perché è il motivetto che accompagna me, Paolo lo sa, la mattina quando mi sveglia è solo questo, sempre chiesto, il loop. Signora, come sta andando? Come? Tutto bene? Va bene, grazie. È stanca? No, no. Vuole un gelato, un bicchiere d'acqua, qualcosa? Tutto a posto? Perché la vedo proprio partecipare, è contenta, sta bene, vero? Le sedie le abbiamo occupate tutte? Chi è lei, la figlia? Che succede a questi due signori? Che vedono veramente l'anima di questa terra. La seguono, perché passano, cominciano con proprio appena arrivano, chiaramente le prime cose che si fanno quando si arriva in a Lecce, che cos'è? Scendi e vai a Piazza Sant'Oronzo, no? E poi vabbè, da lì non c'è che l'imbarazzo della scelta, cominciano ad andare ad Acaia e cominciano poi con Santa Maria di Leuca, Maglie, girano Otranto, Gallipoli. Vediamo se mi ricordo dove è Gallipoli. Ma perché io non li guardo mai? Vado così a occhio, ricordandomi più o meno. Scusatemi solo un secondo. Vedete che sono una scrittrice che non si arrocca. Siete stati alla Grotta della Poesia mai a fare il bagno? Certo. Eh? Mi piace? Molto romantico, certo, ma io vorrei vedere dov'è qua quando arrivano a Gallipoli. Allora, professore, me lo cercherai tu? E poi quando... Eccolo qui, eccolo qui, pagina 159-160. Sì. Tra i ricordi più belli che Marilena avrebbe portato con sé al suo ritorno a casa, ci sarebbe stata di certo la festa di Annalisa. Non tanto per l'esperienza di visitare una Gallipoli notturna. Paolo, perché non ci riprendi dall'alto? Che bellissimo. Non tanto di visitare una Gallipoli notturna che dava sfoggio delle sue bellezze. E lo si percepiva dai locali ben tenuti e dalla quantità di persone che passeggiavano per le strade, quanto perché quella sera lei e Orlando avrebbero avuto modo di conoscersi più a fondo, stupendosi del proprio coraggio e della volontà di chiudere con il passato. Ancora ebri per il momento che avevano condiviso in camera, cercarono di affrettarsi per non arrivare in ritardo. Li confortava il fatto che Annalisa li avesse avvertiti di certe abitudini gallipoline, ipotizzando un inizio delle danze intorno alle 10, se non anche più tardi. Per loro non era stato difficile trovare l'ubicazione del locale, in quanto una gentilissima signora li aveva scortati fino all'ingresso. «Sono sicura che stasera vi divertirete. Questo è uno dei locali più belli della Puglia, ve l'assicuro». «Ah, davvero?» aveva risposto Marilena, alquanto incuriosita. Anche il parrucchiere di Lecce le aveva detto la stessa cosa. La donna che li aveva accompagnati si chiamava anche lei Marilena, e questo aveva procurato un sorriso nella sua omonima di qualche decennio più grande. Parlando delle solite quisquilie, di quando ancora non ci si conosce, la signora aveva aggiunto poi, verso la fine, di essere in vacanza lì perché amava il Salento e che per lavoro vendeva scarpe e accessori in un paese vicino a Bari, Turi, la patria delle ciliegie. Si era rivelata solare come sanno esserlo le persone semplici e in pace con la vita. Quando si salutarono, la Marilena più giovane ritornò a unirsi alle amiche che l'aspettavano in un punto non lontano. «Peccato non aver visto altro, ma spero che torneremo presto a Gallipoli», disse Marilena Orlando mentre all'ingresso della discoteca il ragazzo della sicurezza controllava che ci fossero i loro nomi nella lista. Sembrava un cane da guardia affamato. «Sì, ma quando dovremmo ritornare?» ribatté lui subito dopo. Con quella domanda voleva solo farle capire quanto fosse esiguo il tempo a disposizione, anche ipotizzando di girare come trottole. «Qui le cose da vedere sono troppe».
e aveva constatato più perplesso che mai. E in effetti Marilena non aveva potuto fare altro che confermare i suoi dubbi, intuendo che non sarebbero riusciti, no, a raggiungere tutte le mete che avevano intenzione di visitare. Il Salento era un pozzo di meraviglie senza fondo. Solo a Gallipoli, la città bella, la perla dello Ionio, tra castello, chiese barocche in quantità imprevedibile, dalla stupenda basilica dedicata a Sant'Agata alla chiesa di San Francesco da Paola, passando per la chiesa di Santa Maria della Purità, di Santa Maria degli Angeli e di San Francesco di Assisi, palazzi antichi di storia, tra cui Palazzo Tafuri, Palazzo Pasca, Palazzo Briganti e Pizzarro e tanti altri, fontana greca, cinta muraria, per non parlare delle spiagge, che erano tra le più richieste dai turisti in vacanza da quelle parti, Lido Conchiglie, Rivabella, la piccola baia del seno della Purità, e ancora Baia Verde, Punta della Suina, Punta Pizzo, Si continuava come nel paese dei balocchi, la lista era lunga, ed era tutto un susseguirsi di «Oh, che meraviglia! Dove siamo? Oddio, in paradiso!» Marilena aveva letto quelle notizie nella sua guida mentre era seduta dal parrucchiere. Un'esaltazione dei sensi, insomma, peccato solo esserci arrivati di sera. Ed è Gallipoli, ma loro sanno che c'è un mondo di cose da vedere, ma non ci arriveranno mai a vedere tutte le cose del Salento in 10 giorni. Ma come farebbero mai? Ma conta poco. In questa storia la cosa che conta di più, signori, ed è veramente quando ti svegli la mattina che fai loro alla notte dell'Atalanta ci vanno, ed è il 28 agosto 2010. Savina e Anna Tou insieme ad Antonio Amato cantano Damme Nuriccio. Ma non solo, ci sono i Sud Sound System, c'è Dulce Pontes, la bravissima cantante portoghese che Orlando ama follemente perché canta un fado struggente che si mischia alle melodie salentine e diventa una bomba quella sera. Loro ballano, avranno una sorpresa complicatissima quella sera, proprio quella sera rischiano veramente di rompere questa storia d'amore, perché una sorpresa che non avrebbero mai pensato di vivere. E allora io dico solo questo per concludere. Quando ho pensato a questa storia d'amore tra Orlando e Marilena, l'unica cosa che volevo raccontare è che ognuno di noi, visto che questa storia si conclude con una tavolata, ci sono tante persone che stanno pranzando, c'è un compleanno di un bambino, e ci sono queste persone che si ritrovano. C'è questa tavolata bellissima di quelle che fanno piacere partecipare, quando c'è, sapete, quando ci sono quelle feste, si è tanti amici che ci si ritrova, e c'è un ulivo enorme, bellissimo, proprio grande, lì sì che è un ulivo grande, bimillenario, e anche se non è bimillenario, nella fantasia immaginatevelo come un ulivo grandissimo e vecchio. Perché proprio nei giorni in cui concludevo il racconto, veramente avevo i brividi, mi veniva proprio da piangere, come se poi questa terra fosse anche un po' mia, ma in fondo lo è, perché non bisogna essere nati in un luogo per sentirlo proprio, se ami un luogo è già tuo, non c'è bisogno né delle firme come nei matrimoni, né che te lo devi dire perché nella carta d'identità c'è scritto nata a Gallipoli o a Lecce. C'è tanta gente che nasce in dei posti e non gliene frega proprio niente. E tanta gente che invece sceglie un luogo, anzi se lo scegli forse è l'amore ancora di più, perché è proprio una scelta, è voluto. E proprio in quei giorni mi arrivavano quelle notizie terribili. Poi proprio ieri o l'altro ieri, non mi ricordo quando, Paolo mi ha detto che, insomma, a proposito della xylella, molti alberi purtroppo lo subiranno quel destino di essere parecchie, tante, e per molti di voi saranno dolori amari. Allora proprio in quei giorni che concludevo il romanzo ho detto bene, allora ho fatto bene a dedicare questo libro al Salento, perché
A proposito di quell'alberello che cresce e appartiene anche alle storie d'amore, chi ha un iPhone pronto a cercare una canzone? Si chiama How Deep Is Your Love, è una canzone dei Bee Gees, conoscete? C'è un motivo, adesso vi racconto perché. La scena più bella del libro, non so, veramente sembra un caso, ma è proprio così. Sapete dove accade? Ma ha letto il libro? No, l'ho finito, sì, ho letto quella parte. Ed è vero che è molto importante? Ve la ricordate? La signora ha fatto così. A un certo punto in una discoteca di Gallipoli, questo lo dico alla mia nipote e alla sua amica, che stasera dovevano andare in discoteca, gli ho detto: no, vi prego, ho paura, non andate in discoteca, fatelo per me. Poi andate, bisogna sempre avere fiducia nel mondo. In una discoteca a Gallipoli, una sera, loro vengono invitati da una ragazza che hanno conosciuto sul treno per Lecce. Questa ragazza si chiama Annalisa e chiede a Orlando e Marilena di andare alla sua festa di compleanno. Venite! E loro dicono: vabbè, ma noi che veniamo a fare? Abbiamo una certa età, dai, no, ma sì. Arrivano e si ritrovano proprio a Gallipoli in questa discoteca sul mare. E a un certo punto questi ragazzi, che hanno tutti più o meno 25, 26, 28 anni, e loro dicono: vabbè, ma noi siamo venuti qua e ora che facciamo? A un certo punto però il DJ di questa discoteca, stanco di mettere sempre solo questi pezzi techno, come quelli che metterà Albertino questa sera dove dovete andare voi, succede che a un certo punto il DJ dice: facciamo una Marcord di anni 70-80 e parte questa musica, signori. A un certo punto Orlando dice a Marilena: ehi, vieni qua. Va a prenderla, lui è andato al bar, e la tira al centro della pista, proprio qui. Immaginate questa scena: loro due, lei col vestito di seta rosso e lui vestito molto elegante, camicia bianca di lino e pantalone blu di lino, e cominciano a ballare. E tutti i ragazzi, esattamente come siete adesso voi, tutti intorno a loro, sono così belli mentre ballano che i ragazzi rimangono senza parole, dicono: Madonna, che bella coppia, e volteggiano e girano e ballano. Fanno sognare anche questi giovani, i ragazzi rimangono esterrefatti, dicono: Madonna, ma che bella coppia. Addirittura le donne invidiano Marilena, vorrebbero essere al suo posto. Ebbene, quella sera per Orlando e Marilena, che hanno 1,68 e 1,71, comincia davvero una bella avventura. È l'avventura più bella della loro vita, ma per un motivo: perché per la prima volta sono se stessi. Non gliene frega più niente di quello che è stato. Stanno guardando solo avanti, non dietro. Indietro è già passato. E allora in quel ballo c'è tutto il senso dell'amore, che è avere e trovare il coraggio sempre di andare avanti. Ed è quello che io auguro a questa terra. Abbatteranno i vostri alberi, ma tanti altri, come nella mia copertina, ne nasceranno. Perché il Salento questa speranza se la deve dare. Grazie a tutti. Grazie. Ragazzi, ora andate a ballare. Bravissima. Dov'è Giorgia? E ringraziamo la libreria Palmieri, che è venuta da Lecce. Ringrazio in particolar modo, e quindi poi questo ringraziamento va a tutti gli altri, perché Cesare Vernaleone, che è un amico di Lecce, che insieme a Rosaria si è
mobilitato per aiutare e per organizzare questa serata. Ma in particolare ringrazio l'assessore Loredana Capone, non è una sviolinata perché io francamente l'assessore Capone, oggi assessore le racconto una cosa piccola piccola per darle il senso di quello che a volte poi i danni che fa la politica, quella sbagliata e quella giusta. Oggi mi ha telefonato un signore e mi dice: ah beh, ah, vedi, hai fatto questa cosa con la Capone, ah ma voi siete amiche, perché non fai fare una cosa anche a me, bla bla bla. Io ho detto: guarda, chiamiamolo Filippo. Filippo, io l'assessore Capone non lo conosco, non la conosco proprio, non l'ho mai vista. L'assessore ha creduto in una cosa che sicuramente, siccome giustamente il suo mestiere, vede, sente, controlla, guarda e vede che io sto, come dire, promuovendo senza nessun interesse, perché guardate, vi dico solo una cosa, a me tutti, da Albarella che è un'isola per miliardari in Veneto, lì tutti, eppure sono stati fantastici, no? Guardate, proprio Albarella si sono spesi in parole meravigliose per il Salento, è stato 3 giorni fa, l'ho fatto, all'Aiatico appunto, a Urbino con Vittorio Sgarbi che mi ha fatto fare una presentazione bellissima, non più di... a fine giugno. Vittorio Sgarbi sta sempre da noi. E adesso torna e mi fa presentare il libro a Padova, prossimamente. In tanti posti io sono andata per promuovere, perché questa è promozione vera e propria del Salento, tant'è che poi dovete sapere che, tra l'altro, guardate che cosa... Cioè, questa è una cartina del Salento che io ho voluto, in questo romanzo, con le foto più importanti del luogo, del viaggio di Orlando e Marilena, perché se parlo di una storia d'amore del Salento mi piace far sapere alle persone che non vivono qui dove sono i paesi, come sono messi, dove, versante Adriatico, versante Ionio. È stato proprio quasi come un, sì, è anche una guida turistica. Il Salento, la presentazione questa sera appunto voluta dall'assessore Capone, non nasce sicuramente perché io e la signora ci conosciamo, l'assessore, quindi lei, non si fanno queste cose, quella politica speriamo che sia morta per sempre, quella dei privilegi, dei favori, siccome tu conosci quello che conosce l'altro, bisogna toglierla dal cervello questa politica malata, perché se non ce la togliamo dal cervello, se pensiamo sempre che tu vieni chiamato perché per qualcosa, io non ho mai fatto niente, eppure ho un cognome pesante, ingombrante e anche pericoloso, ma per ragione proprio è una scelta di vita, anche noi come famiglia non l'abbiamo mai voluta condividere quella logica della allora tu però che sei più famoso vai, chiedi il favore per me, no? Io voglio trarre un film da questo libro, perché secondo me un film ambientato qua è una bomba, cioè immaginate Giancarlo Giannini e Lina Sastri che, no? Vengono qui, stanno a Lecce, girano tutto il Salento, io già ce l'ho tutto in testa. E con un produttore romano stiamo cercando di portare avanti, anche con la Puglia Film Commission, cercando di... Ma io non ho chiesto i favori ai miei fratelli o al fratello, allora tu... No, magari glieli chiedono gli altri ai miei fratelli, ma io no. Perché se io voglio fare un film su questo, vado da un produttore e dico, le interessa? È questo. E man mano sto... Perché? Che c'hanno i baresi? I baresi col Salento non credo proprio che siano tanto... Che c'hanno a Bari? Proprio a Bari c'ha la Puglia Film Commission, signore, io là devo andare. Sai, la commissione che valuta le produzioni da sostenere della Puglia Film Commission l'abbiamo voluta tutta da esterni. La commissione che valuta le produzioni, sì? Che sosteniamo con la Puglia Film Commission, l'abbiamo voluta tutta di maestri esterni. Ah, meglio. Esterni alla Puglia, esterni proprio alla per Puglia non... proprio per non, certo, essere coinvolti dal campanilismo. È verissimo, ed è giusto che sia così. In questo momento si sono girati 3 film. Uno qui da noi, di Edoardo Whisper. Ah, vabbè, che quindi è una garanzia. Ah, sì, ero stata invitata da Alessandro Contessa. Perfetto, alla festa di fine produzione, ma io ero... Non
so dove presentare. Vedi, ci saremmo conosciute a diffondere là. Il verbo. Ci saremmo conosciute là. Invece a Monte Sant'Angelo Claudio Bisio ha fatto il seguito del suo film, e un altro con Riccardo Scamarcio si è appena finito di registrare a Polignano. Quindi tre produzioni che sono finite adesso. Altre cinque ne abbiamo in corso di esame, ma non noi. Sempre è giusto che sia così, ed è giusto che sia così. Quindi, quando io dico la Puglia questo lo sta facendo, e lo sta facendo alla grande, non c'è bisogno che ce lo diciamo, allora volevo dire grazie all'assessore Capone, perché ci ha voluto qui, ed è una cosa importante, perché sono appunto nella città bella, ed era una tappa importantissima di questo romanzo, perché proprio lì è la scena più bella e forse la più significativa di questo amore, perché Cesare Vernaleone che ci ha messo in contatto, perché insomma io mi sono soltanto tenuta lì, guardavo gli altri organizzare, quando è stato il momento sono arrivata, perché mi sembra la cosa sempre più corretta, ringraziare la città di Gallipoli che mi ha ospitato, anche l'albergo spettacolare dove sto è veramente qualcosa di, vabbè, i tetti di Gallipoli, tutta la città bianca da sotto da vedere è qualcosa di meraviglioso. Continuo a ringraziare il Salento, perché alla fine dei ringraziamenti, scusate, ve lo devo, ah no, qua, io dico solo questo, ecco, e concludo davvero così, e mi sembra la cosa più importante. Assessore, se viene qui, però deve saltare, eh? Deve saltare. Qua, se uno non è ginnico, a Gallipoli. Alla fine dei saluti, dei ringraziamenti di questo romanzo, io dico che ringrazio Paolo, ringrazio questo medico catanese che mi ha suggerito il libro, perché non è mio, è venuto a questo signore una sera parlando, non so che titolo, ho raccontato la storia, dice vabbè, l'amore a due passi, perché in affetti ce l'hai lì vicino, e poi ho detto però il ringraziamento più importante è al Salento, che più di tutti mi ha saputo parlare. Brava, brava, siamo noi a ringraziare Catena. Veramente sta facendo, lei è un'ambasciatrice per noi, sta facendo parlare del Salento ovunque, e credo che sia anche per quest'amore che voi avete sentito nella descrizione dei luoghi, che non sono i luoghi convenzionali, sono i luoghi della vita, cioè sono i luoghi dell'amore, sono quelli che uno scopre perché si ferma un momento a guardare, allora dice ecco, qui mi sembra di essere a casa mia, questo mi piace, lì un bacio, lì insomma. Non è la descrizione dei grandi monumenti del Salento, che pure per carità sarebbe stata importante, è questo sentirsi a casa, ed è in questo sentirsi a casa che noi avvertiamo l'autenticità del nostro essere una regione e un Salento ambiti. Credo che questo sia la nostra peculiarità, poi possiamo crescere in tante cose, possiamo migliorare in tante cose, ma una cosa vorrei che non la perdessimo, questa verità dei luoghi, l'accoglienza della gente, il fatto che anche quando non ci sono, non c'è una cartellonistica molto efficace, qui i cartelli li si fa per sé praticamente, come se non ci fossero i turisti, però poi la gente quando ha difficoltà a spiegarti dice ti accompagno io, e allora ti porta accompagnandoti, magari con la sua macchina ti fa strada. Questa autenticità è la cosa più bella che caratterizza questa terra, e anche quando diventeremo un'industria turistica, perché oggettivamente ci stiamo dirigendo verso quella realtà, vorrei che non perdessimo questa autenticità, e quindi grazie a te Catena per aver scoperto tutto questo e per averne parlato. Grazie a voi. Grazie. Buonanotte a tutti. Grazie.